Ciao, sono Simone Bedetti, editore di Area 51 Publishing e originatore del metodo Mind3. In questa puntata del podcast di Mind3 vorrei parlare delle cause e degli effetti, e viceversa, degli effetti e delle cause. Soffermarmi su questo punto a cui ho già accennato in alcune precedenti puntate. Ne ho fatto cenno, ma l'ho dato un po' per scontato, per meglio dire, l'ho dato un po' per assodato, nel senso che non era al centro degli argomenti specifici. Ma è il centro di Mind3 stesso. Cosa è il centro? Questo punto essenziale, la distinzione tra cause ed effetto. E la distinzione è tanto semplice e chiara quanto, dal mio punto di vista, rivoluzionaria. Ed è la seguente: gli effetti sono materiali, le cause sono spirituali. Gli effetti sono visibili, le cause sono invisibili. Di conseguenza, non bisogna cercare le cause negli effetti. Non bisogna cercare cause materiali a partire dagli effetti materiali, e per il semplice motivo che non si troverà mai la causa nell'effetto. Questo è un punto, dicevo, radicale, rivoluzionario, paradigmatico. Paradigmatico perché il nostro paradigma, ovvero il sistema culturale in cui viviamo, che è un sistema, un paradigma eminentemente materialista e radicalmente a sua volta materialista, siamo nella fase estrema, suprema del materialismo, pretende che le cause di ogni effetto siano materiali quanto l'effetto stesso. C'è un problema dal punto di vista fisico, una manifestazione sintomatica di un problema di natura anche fisica, certamente la causa sarà materiale, va ricercata in quei processi fisiologici che hanno portato a quel problema. Si interviene perciò sull'effetto con strumenti che bene anche certamente agiscono, ma sull'effetto non agiscono mai sulla causa, perché la causa non è nell'effetto, perché la causa non è materiale. Ovviamente questo è il mio paradigma, il paradigma spirituale che determina questi criteri distintivi. Ora vi rimando ad altri incontri che hanno ragionato sul fatto della credenza o meno che determina o meno la realtà. In parte può essere vero, certamente, ma io sono un oggettivista, ovvero credo nell'esistenza oggettiva della realtà, ovvero penso che se la realtà funziona in un certo modo, funziona sia che io ci creda oppure no. Se il sistema è spirituale, se le cause sono spirituali, non è che se io credo nelle cause, credo nel sistema, allora trovo quelle cause e trovo la risposta ai miei problemi, mentre se non ci credo non è così. Penso al contrario, che sia così anche se non ci credo, cioè che se io credo che il sistema sia materialista, comunque non funziona. Comunque la mia azione è fallimentare. Credere o meno a questo, naturalmente, spetta a voi. Non spetta in maniera fideistica. Al contrario, è attraverso la vostra ricerca che troverete questa risposta, oppure no. Questa è la bellezza della libertà. Ad ogni modo, Mind3 lavora sulle cause, mai sugli effetti. Parte naturalmente dagli effetti e lasciamo stare l'aspetto fisico nel senso di corporeo, ma estendiamo il concetto di fisico a quello che avviene. Per esempio, insuccesso nella vita, fallimento nelle relazioni,
continuo inseguimento di un benessere economico che sfugge. Perdo soldi anche se li faccio, non guadagno mai abbastanza, non ho un lavoro che mi appaga, eccetera, eccetera, eccetera. Questi sono effetti fisici, a tutti gli effetti sono sintomi, sono manifestazioni fisiche. Il problema però non è nei meccanismi fisici materiali che hanno portato a questi effetti. A volte, e penso che sia una bella notizia, non è neppure a causa vostra che accade questo, non è neppure a causa delle vostre scelte sbagliate, a causa delle vostre credenze errate, a causa dei blocchi che pensate dal punto di vista psicologico, per esempio, possano aver generato quegli effetti, perché gli effetti non sono le cause e gli effetti materiali sono sempre l'effetto di cause spirituali. Ho detto spirituali, non ho detto neppure mentali, perché la vera ragione di ogni effetto, la vera causa di ogni effetto sta, secondo il mio metodo, secondo la mia ricerca e secondo il sistema in cui opera il mio metodo e la mia ricerca, nello squilibrio tra anima e spirito, o detto in altri termini, tra subconscio e superconscio. Gli effetti consci sono causati dallo squilibrio tra subconscio e superconscio, ripeto, tra anima e spirito, o per dirla con gli antichi greci, tra psiche e pneuma, tra la nostra parte profonda, dove si radica la nostra storia karmica, e la spinta, la luce spirituale, quella che ci guida alla nostra direzione. Nel momento in cui si crea un conflitto, nel momento in cui la nostra strada karmica, la strada che stiamo percorrendo con la nostra anima, non è allineata con la direzione del nostro spirito, con la direzione spirituale della nostra esistenza, che è la nostra direzione spirituale, che è il senso della nostra vita, ecco che si crea il conflitto che genera effetti negativi sul piano materiale. Perciò quando lavoriamo con Mind 3, a qualunque livello stiamo lavorando, cioè su qualunque problema stiamo lavorando, che sia fisico, che sia psicologico, che sia, come lo chiamo io, evenemenziale, cioè un problema che si manifesta negli eventi, nella nostra vita, e sono i problemi su cui maggiormente opero con Mind 3, che maggiormente le persone vogliono risolvere con questo metodo, qualunque livello di effetto stiamo analizzando, noi non lavoreremo mai sull'effetto. Ecco perché Mind 3 non è assolutamente in contrasto con alcun altro metodo di qualunque natura, che sia fisica o che sia psicologica, perché noi lavoriamo sulle cause spirituali, perché le cause spirituali sono le vere cause di ogni nostro problema.